FMW, on my way to you. Good at what I do, I'm OMW. OMW, on my way to you. Good at what I do, I'm OMW. Watch me walk away, putting myself on display. 1, 2, 3 a day, I'm on my way, on my way. I'ma have you on tiptoes, watching my diamond afterglow. I'm OMW. Ben ritrovati amici di Golf Television, puntata numero 435, già inquadrato il nostro ospite Marco Lanza. Oggi questa 435, è una lingua ormai questa. La festeggiamo alla grande, perché il nostro ospite è stato un grande giocatore di calcio e un appassionato di golf, nonché giocatore. Allora, lo presentiamo subito, Roberto Antonelli, detto il Dustin Hoffman del calcio italiano. Hai vinto uno scudetto col Milan, hai collezionato tantissime presenze, tanti gol anche. Anche una mitropacca, una Coppa Europea. 117 presenze del Milan con 29 gol. Hai offuscato Rivera. Sì, direi che non è stato male, insomma. Sì, ma perché questo? Guarda qui, c'era la copertina L'Intrepido, che era un settimanale famosissimo all'epoca, lo compravano tutti i ragazzi, quei fumetti, e dava molto spazio anche alla cronaca, comunque sportiva, soprattutto per i giovani, vedi? E ti avevano subito ribattezzato il Dustin del calcio italiano, Dustin Hoffman. Sì, ricordo che fu Albertosi a affibbiarmi questo soprannome, che poi è rimasto, perché oggi sono conosciuto più come Dustin che non come Antonelli. Allora, da dove nasce la passione per il golf invece? La passione per il golf, perché un giorno sono andato a trovare il mio ex presidente del Milan, Colombo, che è proprietario di 2 o 3 golf, e lui mi ha invitato a provare, e da lì, parlo di 6 o 7 anni fa, ho cominciato a giocare con una certa assiduità e devo dire che mi piace molto. E cerco di migliorare ogni volta. Ma perché molti giocatori, ex calciatori o giocatori in attività, preferiscono il golf a tanti altri sport? Ma perché il golf è uno sport bellissimo, uno sport che ti dà tante soddisfazioni, ogni partita c'è qualcosa di nuovo e quindi uno veramente si appassiona, si innamora proprio di questo sport e non riesce più a farne a meno. Tra l'altro oggi in tuo onore abbiamo proprio tutte le immagini di Camuzzago, che è il campo dove giochi. Sì, dove gioco io spesso, sì. Che è un bellissimo campo in Brianza, quindi è una cosa spettacolare. Senti, hai contagiato a tuo figlio la voglia, la passione per il calcio, visto che anche lui ha giocato un bel po' di anni. Gli stai trasmettendo anche quella del golf adesso? Adesso cercherò di portarlo verso il golf, però ha appena smesso, quindi è tornato dall'America in questi giorni e adesso andrà a fare il corso allenatori, però credo che sia portato abbastanza anche per il golf e presto lo vedremo sui campi. Ottimo, ottimo. Allora ci fermiamo, a proposito di campi, ci fermiamo un attimo, perché il nostro circuito, il Domina Golf Television in Tour, le 20 tappe con accesso diretto alla finale senza nessuna ulteriore selezione, che vi porta a Sharm nel mese di novembre, è stato di recente anche sullo splendido campo del Golf Lecco. Vediamo cosa è successo in quell'occasione. Hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Domina Golf Television in Tour, dai green dell'Albenza a quelli del Golf Club Lecco. Temperatura un certo primaverile, vista la tanta acqua che è scesa durante la notte nelle prime ore del mattino. Però nonostante questo, ben 97 giocatori in campo. Andiamo a vedere che cosa succede, ma soprattutto a scoprire, come sempre, chi sono i 3 vincitori delle 3 categorie, i vincitori netti, e il primo lordo, perché saranno ospiti dal 4 all'11 novembre al The Invitational
a Sharm el Sheikh, al Dominion Coral Bay, una settimana fantastica di vacanza, ma soprattutto 3 giorni anche di grande golf. Limousines, really think I'm seeing things. Read the line in between. Yellow light, I gotta speed up. Get home to a cold shower. Need that pronto. Look like a rave at the condo. Heck of a night in Toronto. Presidente, come va il golf Lecco? Bene, abbiamo ancora aumentato il numero dei soci. Siamo quasi a 580. Stiamo cercando di migliorare ulteriormente il campo e la clubhouse. Abbiamo fatto la nuova terrazza, quasi terminato una nuova area approcci e bunker e continui miglioramenti sul campo. Cosa mi racconta del suo golf di oggi? Abbastanza bene, positivo e contento. Una bella gara come sempre, bravissimi. Quanto vale la finale Domina a Sharm? Tantissimo, ci si diverte molto, campo bello, location bellissima. Vale oro, è una gran figata, organizzato bene e ci si diverte molto. Ho pensato alla finale a Sharm e vorrei vincerla. Ci vediamo a Sharm el Sheikh! Dalle immagini di Lecco ricordiamo questo weekend saremo invece impegnati sul campo di Rapallo, iscrivetevi, sono ancora aperti alla possibilità di partecipare a questa grande gara, mentre il weekend successivo saremo il 3 giugno al Royal Park di Torino. Roberto, il golf ti ha preso subito, ti ha convinto subito e soprattutto oggi qual è il tuo colpo migliore? Sì, no, il golf mi ha preso subito perché anche a detta di altri è uno sport che ti appassiona subito. O ti piace e non puoi più smettere oppure non ti piace, insomma, non c'è una via di mezzo. E per me è stato così, insomma, adesso gioco quasi regolarmente 2 o 3 volte alla settimana. E il mio colpo preferito credo che sia proprio l'approccio, che riesco a fare abbastanza bene, gli altri sono ancora un po'. Ma che cosa ti ha colpito di più di questa disciplina? Ma il fatto che praticamente giochi ogni partita contro te stesso, quindi ogni colpo è una sfida contro te stesso e questo ti appassiona subito, al di là delle gare che poi se vinci chiaramente è un motivo di piacere, di soddisfazione,
ma proprio il fatto di giocare contro te stesso che mi ha preso in modo particolare. E poi diciamo che forse il bello può essere anche quello legato, al di là proprio della gara, alla sfida con gli amici, perché certo, giocando in quattro, il flight da quattro, certo, subentra un po' questa sfida settimanale, gli sfottò. Sì, esatto, poi ci sono tutte queste cose che fanno parte del gioco e che appassionano ancora di più. Infatti spesso facciamo delle gare, io ogni tanto incontro qualche calciatore e ci confrontiamo anche sul golf. Beh, del Milan sono in tanti comunque. Poi sì, sono giocato, in tanti, e sono anche molto bravi. Tassotti, Massaro, Donadoni, Massaro. Incocciati. Incocciati. Sì, ha giocato anche con me al Milan. Però loro sono di un altro livello, cioè io sono un po' più scarso. Perché giocavo più tempo, si sono appassionati. Probabilmente prima. Sì, io non è molto che gioco, sono 5-6 anni, quindi mi accontento per adesso. Senti, la tua carriera da calciatore, hai iniziato calcisticamente a livello professionista con il Monza. Sì. Poi subito ti hanno detto vai a provare a Vicenza. Sei andato. No, prima al Milan, no, e il Milan ti ha dirottato al Vicenza. Sono andato 6 mesi in prestito a Vicenza. Poi sei tornato al Milan e hanno sono detto, andato ancora a Monza. Vai a Monza a fare ancora il Teossa. E poi finalmente a 25 anni sono tornato al Milan e mi sono fermato fino all'80-81. Ma è vero che i calciatori, essendo abituati a giocare, ecco, qui abbiamo trovato un'immagine mentre... Io sono con il grande Altafini, che per me è un idolo, è un grandissimo. Questa è la premiazione del campionato di Serie B, che ho vinto la classifica cannonieri, riportando il Milan in Serie A. È una bella soddisfazione sicuramente. Ecco, poi dopo sei stato a Genova, Roma. E poi sono andato a Roma. Roma purtroppo mi sono rotto il tendine in Coppa delle Coppe e lì poi sono tornato a Monza per l'ultimo anno, ma la carriera ormai... Il cuore milanista però. Assolutamente sì. Come fai ad andare d'accordo con Marco Lanza che è interista? Devo dire che io sono un po' metà monzese e metà milanista, perché ho cominciato a Monza, abito a Monza, famiglia a Monza. L'hanno allenato in Serie B. I miei figli, uno allena i ragazzi del Monza, io ho allenato il Monza anche in Serie B, quindi un pezzo di cuore sicuramente monzese, è un pezzo milanista. Io ho avuto la fortuna di seguirlo quando lui giocava, facevo il giornalista allora sempre per Tele Monte Carlo, e la cosa che mi colpiva di lui era questa, che lui era uno di quei giocatori che se voleva dire qualcosa, via. Mi ricordo paginate sulla Gazzetta dello Sport. Qualcuno anche non voluta. Vabbè, te ne faremo raccontare poi nel mondo del golf. Adesso noi ci fermiamo un attimo con ospite Roberto Antonelli in questa puntata di Golf Television. Ci rivediamo tra poco, restate con noi. Wild ride when it's
Roberto Antonelli, ospite di questa puntata di Golf Television, di maglia del Milan a quella da golfista, grande appassionato. Come te la cavi con il putter? Sono un po' in difficoltà, devo essere sincero. Ma possiamo farti un regalo? Guarda, adesso con Carlo Zappa bravissimo. Andiamo a Carimate e ci facciamo una bella lezione di golf, soprattutto diciamo la prima, come si fa per allenarsi con il putter? Con il colpo del putter. Andiamo con Carlo Zappa. Amici di Golf Television, ben ritrovati dal Golf Club Carimate. Carlo Alberto ci chiede come poter allenare in maniera costruttiva il colpo del putt. I punti importanti per puttare bene sono tre. Uno, la lettura corretta del green. Due, allinearci e far partire la palla dove abbiamo deciso. E il terzo punto, che è il punto più importante in assoluto, è il pace, la velocità d'esecuzione. Perché la palla sente la pendenza in base al rotolo, in base alla velocità del rotolo. Se io non so con che velocità faccio partire la palla, non posso leggere il green. Quindi il primo esercizio che noi andiamo a fare è un esercizio semplice. Quando andiamo su putting green, con 4 o 5 palline, prendiamo 3 tee e iniziamo a dire: ok, posiziono un tee centralmente, dove andrò a posizionare la testa e bastone, vado a decidere a mio piacimento l'ampiezza dello swing, che può essere pari ad un grip. Dopodiché metto un'ampiezza di swing pari ad un grip anche nell'azione in avanti. L'ideale per poter allenare il colpo del putt è fare tanto indietro, tanto avanti a velocità costante. Qui dimentichiamoci il fatto di fare un terzo, due terzi, due terzi, un terzo, non c'entra niente. L'azione è un pendolo, indietro e in avanti, a velocità costante. Noi sappiamo che il tempo materiale per fare il putt di un metro è lo stesso tempo che serve per fare il putt di 10 metri. Cambia ampiezza e velocità. Quindi prendo una pallina, la posiziono leggermente più avanti rispetto al tee centrale, perché dove c'è il tee dovrà esserci per forza la testa e il bastone. Trovo la mia posizione corretta e inizio a muovere il bastone a velocità costante indietro e in avanti. Prendo un'altra palla, posiziono la palla leggermente più avanti rispetto al tee centrale, perché dove c'è il tee centrale posiziono la testa e il bastone e inizio a muovere il bastone a velocità costante indietro e in avanti. Prendo la terza palla, posiziono la testa e il bastone al tee centrale, mi metto bene e lavoro a velocità costante indietro e in avanti. Se io ho una velocità costante, le mie tre palline fanno tutte e tre la stessa velocità, e allora vuol dire che ho un pace a pari ampiezza di swing, corrisponde sempre alla stessa velocità. Logico che oggi ho una velocità che potrebbe essere 4 metri, domani potrebbe essere 5, perché quella è la variabile della velocità del green, che può essere tagliato più basso, più alto, può essere più umido o più secco. Però per poter leggere il green io ho bisogno di avere sempre la stessa velocità. Trovata la mia velocità, vado a trovare una buca e mi alleno con la stessa ampiezza in relazione alla buca. Ma la prima cosa da fare è relazionarmi all'ampiezza dello swing, alla velocità del bastone, alla velocità del rotolo della palla. Vi aspetto alla prossima puntata, che andiamo a parlare di come allinearci e far partire la palla sulla stessa linea. Beh, direi che Ha colpito nel segno, il mio difetto, perché è proprio quello di colpire la palla e fermarmi invece di accompagnare, come diceva lui, e lì credo che sia uno dei difetti più grossi che ho. Sì, il bello del gol, dicono, lo proviamo tutti giocando, è quello che un colpo non esce mai identico all'altro. Tu puoi giocare 100 volte una buca da golf e la giocherai 99 volte in modo differente, magari forse una ti va bene, riesci un po' per la rotazione, un po'. Anche quello appartiene alla sfida della quale parlavi prima col campo. Certo, perché è importante, quella è proprio la sfida con te stesso, contro il campo, no? Perché è difficile fare dei tiri uguali, è impossibile praticamente, e quindi cerchi sempre di migliorarti per raggiungere la precisione più possibile, però insomma, non è sempre facile. Marco? E quanto può aiutare questo sport a uno come te, che ha giocato tantissimi anni, che si è allenato tanto, quanto può aiutare sotto l'aspetto fisico?
Beh, intanto c'è un certo movimento, io tendo a ingrassare abbastanza e quindi... Non sei solo, tranquillizzati. Un po' di movimento va sempre bene e quindi camminare, il golf è uno sport eccezionale, all'aperto, cammini, oltre che parlare e discutere con gli amici del più e del meno dei tempi passati, e quindi meglio di così non si può, insomma, soprattutto fa bene al fisico, perché camminare lo sappiamo che fa bene a tutto. E che invece del golf, diciamo, governato, usiamo questo termine, cioè del mondo del golf, dei vertici, no? Parliamo anche di federazione, altro, nel ruolo di appassionato, tu trovi delle mancanze, bisognerebbe fare qualcosa di diverso, di più per incentivarlo, o secondo te è già stato fatto il possibile? No, credo che si possa sempre migliorare come tutte le cose, però io... in queste cose non sono molto afferrato. Cosa quindi... ti manca del golf? Cos'è che vorresti vedere realizzato dal mondo del golf? No, io sinceramente sono contento così, mi diverto tantissimo e credo che sia... Beh, probabilmente ci saranno delle cose da migliorare, però credo che sia più per giocatori più bravi, molto più bravi. Ma al mio livello credo che siamo già a un punto molto importante. Allora, molti non sanno che nel mondo del golf c'è una differenza, in effetti, tra carotatura e chiodatura. È un'operazione che viene fatta in questo periodo, o meglio, è stata fatta da qualche mese fa. No, un mesetto fa, non di più, sì. Perché poi a seconda delle annate si sposta e viene ripetuta anche dopo nel tempo. Ma andiamo a vedere che cosa succede anche a termine di regolamento. Perché chiaramente questo può dare un aiuto maggiore se il campo si presenta in condizioni diverse da come dovrebbe essere normalmente. Allora, con Roberto Ballini andiamo a vedere anche questo aspetto a termine di regolamento. Buongiorno. Cosa sta facendo? Stiamo chiodando i fairway, che è una, facciamo una volta all'anno, un'operazione che facciamo una volta all'anno. L'anno scorso li abbiamo carotati, che è sicuramente meglio, però è già una chiodatura all'anno, è un'operazione molto importante. Poi procederemo a sabbiarli, quindi un top dressing leggero, e per averlo, per avere i fairway a posto per tutta la stagione. Dato che il tempo ci aiuta. Esatto. Da un punto di vista regolamentare, questi buchi che vedete sono considerate pratiche agronomiche, quindi pratiche che vengono fatte per la manutenzione del campo, per cui in questo caso non è consentito nessun tipo di riparazione né tantomeno una possibilità di ovviare. Chiaro che i circoli metteranno in questo caso la regola del si piazza, quindi facendo il si piazza, in automatico, se il giocatore ha la pallina sulla buca, può spostarla di quello spazio che è consentito dalla regola stessa. Da un punto di vista tecnico, questa si chiama chiodatura, questa non è la carotatura. No, questa è, questa è la chiodatura, esatto, perché la carotatura significa proprio togliere terreno togliere che c'è sotto e rimettere sabbia o sabbia e torba. Adesso noi usiamo sabbia. L'utilizzo di questa cosa, cioè la cosa importante di questa pratica, è quella poi di mettere sabbia per far sì che il terreno abbia una migliore reazione, ma anche percoli meglio l'acqua, quindi non ci siano i ristagni. Poi la chiodatura, a differenza della carotatura, compatta un po' il terreno, quindi una pratica che andrebbe fatta meno, cioè sarebbe da preferire la carotatura. La carotatura. Però vabbè, quest'anno facciamo questa. Buon lavoro! Grazie! Vi avevo detto che con una palla che si trova su un buco di chiodatura o di carotatura, come avete visto che il nostro superintendente Alberto Zani ha fatto, non si può ovviare dall'interferenza. È vero, non si può ovviare dall'interferenza a meno che non ci sia una regola locale che mi autorizzi a fare questa cosa. E questa cosa significa? Se la mia palla si trova proprio sul buchino, io solo in quella situazione posso ovviare all'interferenza. Ogni buchino è un'interferenza a sé stante, quindi alzerò la mia palla, la dropperò nel punto più vicino dove meglio posso trovare, se dovesse andare in un altro buco dropperò ancora nuovamente. Però se è in vigore questa regola locale che mi consente di ovviare da buchi di carotature, io posso ovviare gratuitamente senza penalità. Quindi sempre leggere le regole locali e stare attenti che ci sia questa regola locale, che si chiama regola locale E8. Da Roberto da Gol Television, ciao e a tutti, alla prossima!
Sempre preciso il nostro Roberto Baldini. Senti Roby, quindi diciamo il golf è uno sport assolutamente da seguire. Perché a tuo giudizio un giovane o stesso un ex calciatore, un ex ciclista, un ex sportivo dovrebbe avvicinarsi? Ma io più che posso dare un consiglio di provare, perché credo che molti se dovessero provare sicuramente andrebbero avanti a giocare a golf, perché è un'esperienza eccezionale. Ripeto, o ti appassioni talmente tanto oppure non ti piace proprio, però l'importante è provare. Io credo che almeno l'80% di quelli che dovessero provare poi sicuramente continuerebbero a giocare. Ma anche perché forse la cosa bella è quello che, alla quale accennavi all'inizio, questa sfida contro il campo, abbiamo detto, quindi questa voglia anche di migliorarsi, di continuare. Assolutamente. Poi quando inizi vedi che a volte all'inizio non prendi nemmeno la pallina, devi seguire le istruzioni del maestro. Cioè ogni giorno ti viene sempre qualcosa di più che ti appassiona sempre di più. Poi è chiaro, poi quando arrivi a giocare sul campo e vedi provare i colpi che una volta ti riescono bene, è una soddisfazione, è veramente una cosa importante. Io lo consiglio molto a tanti giovani che pensano magari ancora che è uno sport per vecchi o cose del genere, come si usava a dire una volta, invece non è assolutamente così. Ci sono tantissimi giovani che si approcciano a questo sport e io credo che dovrebbero farlo, provare. Io dico provate, che sicuramente avrete trovato uno sport nuovo. Ecco, questo è uno spot che Roberto Antonelli che faccio volentieri. Ti manca qualcosa del mondo del calcio? Come? Ti manca qualcosa del mondo del calcio? No, sinceramente no, credo che il calcio sia cambiato molto. Devo dire che non mi diverto molto a vedere le partite oggi. Mi diverto a vedere quelli che giocano bene, sono pochi. Quest'anno ad esempio mi sono appassionato a guardare il Napoli. Il Milan lo guardo sempre volentieri perché Pioli è un ottimo allenatore, fa giocare bene, ma poche altre squadre giocano bene a calcio. Dobbiamo andare all'estero e allora, cioè, una volta era diverso, insomma, una volta si giocava più a calcio, c'era più tecnica e c'era più divertimento anche da parte del pubblico, adesso un pochino meno, insomma, anche se chiaramente il calcio è sempre il calcio e quindi impossibile non seguirlo. Bene, siamo in chiusura allora con questa immagine di Roberto Antonelli con la maglia del Milan, il Dustin Hoffman del calcio italiano, con la stella, lo scudetto vinto nel 78. Noi ringraziamo Roberto Antonelli per essere stato con noi, ti auguriamo tante belle giornate di golf, perché assolutamente sì. Marco Lanza? È in vostra compagnia. Volentieri. Ti aspettiamo ancora, come aspettiamo anche voi, sui campi dove ci sono le nostre gare e soprattutto a vedere la nostra trasmissione. Bene, buona settimana a tutti e buon golf. Grazie, arrivederci. Tiptoes, watching my diamond afterglow. I'm OMW.